Ciao a tutti, oggi facciamo una pasta fredda con il pesto e le mozzarelline, è buonissima. Vediamo gli ingredienti che ci occorreranno per questa pasta fredda semplicissima. Per due persone 140 g di farfalle, 6 pomodorini tagliati in 4, 10 mozzarelline e 2 cucchiai di pesto. Con queste temperature torride, con questo caldo africano si riescono a mangiare solo insalate, quindi via anche questa sera un bel piatto di pasta fredda, bello però bello saporito, lo facciamo proprio gustoso, classico classico. Ho preso delle farfalle, anche questo è un formato di pasta che sembra fatto apposta per i primi piatti freddi. Poi prendiamo qualche pomodorino, io li ho presi belli maturi, e li ho tagliati in quattro, delle mozzarelline, mettete un pizzichino di sale, ma solo un pizzico, perché poi andremo ad insaporire il tutto con il pesto alla genovese, e lo sapete, il pesto è sempre un pochino saporito. La pasta è pronta, io la scolo un minuto prima del termine della cottura, e poi un'altra cosa che faccio sempre è la raffreddo velocemente con il getto dell'acqua fredda del rubinetto. È un sistema per bloccare immediatamente la cottura della pasta. Andiamo ad unire le farfalle al condimento e poi aggiungiamo un cucchiaio o due per ogni persona che mangerà di pesto alla genovese. Mischiate bene, fate riposare in frigorifero mezz'ora e sentirete questo piatto così semplice quanto è buono. Spero che questa ricetta vi sia utile, magari non la facevate più da un tempo, io ve l'ho ricordata. Arrivederci alla prossima ricetta, un abbraccione!